Abbiamo studiato oltre 50 motivi utili per difendersi da Equitalia. Finalmente lo hanno ammesso. Sono 217 miliardi in 15 anni di cartelle non dovute. Avete capito molto bene, 217 miliardi, di cui 175 miliardi sono stati chiesti dalle agenzie delle entrate. Sì, proprio quella di Striscia la Notizia. 23,3 miliardi dall'INPS, ex presidente Antonio Mastro Pasqua, ora indagato per truffa per servizio sanitario. 7,1 miliardi a tutte le altre amministrazioni e 10 miliardi all'INAIL. Ora prestate molta attenzione. Vi elenco alcuni dei motivi che attualmente portano grandi risultati davanti alla legge. Noi ne abbiamo studiati oltre 50. L'estratto ruolo di Equitalia non prova la notifica della cartella esattoriale. Se manca la prova della notifica della cartella, prova che non può essere data con l'estratto di ruolo, tutta la procedura di pignoramento è nulla. Dirigenti falsi dell'Agenzia delle Entrate, cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli, sentenza del Consiglio di Stato, rischio di illegittimità per 767 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, conseguente nullità di tutti gli atti fiscali e delle cartelle esattoriali scaturite da atti firmati da tali persone, privo di qualifica. Cartelle Equitalia nulle, se non indicano il calcolo degli interessi. La cartella di pagamento non può contenere un conteggio globale degli interessi, ma le deve dettagliare in modo analitico. Annullate dal giudice. La cartella esattoriale dove non è indicata la precisa motivazione della pretesa. Necessaria la cartella e non l'estratto al ruolo per vincere la causa. L'estratto di ruolo non ha alcuna valenza di veridicità. Equitalia è tenuta a conservare le cartelle di pagamento con relata notifica in eterno. Eccepire il difetto di notifica per obbligare la controparte a depositare l'originale. Necessario provare il credito con la produzione degli originali, quindi ci vogliono le cartelle originali. Le copie non fanno prova e se vengono disconosciute dal ricorrente, nulla è dovuto. Noi di Deciba, che solitamente ci occupiamo di banche, abbiamo pensato che sia utile creare un dipartimento specializzato nel controllo delle cartelle esattoriali. Questi sono alcuni dei motivi che secondo la legge possiamo opporci e possiamo anche vincere. Abbiamo parlato di 217 miliardi, quindi numeri veramente enormi. Il problema maggiore dei media, dei giornali, piuttosto che le televisioni, piuttosto che le radio, che mettono sempre in televisione persone disperate, persone che fanno notizia, probabilmente perché a noi piace vedere questo, ma in realtà ci sono tantissime soluzioni che potrebbero salvare la vita di famiglie e anche aziende. È solo attraverso l'informazione che si ottiene questo tipo di risultato. Equitalia, come l'ufficio delle entrate, come le banche, sono opponibili. L'importante è sapere qual è la strada adeguata. Solitamente le televisioni portano davanti alle telecamere qualcuno che piange, qualcuno che è disperato o qualcuno che ha deciso per veramente disperazione di farla finita. Probabilmente questo fa notizia e fa indignare molti di noi. Ma ci sono anche altre strade, sono quelle dell'informazione. La legge è chiara, la Costituzione è chiara, le normative ci sono ed esistono. Basta comprendere
che il nostro modo di pensare deve essere diverso. Bisogna vedere un punto di vista completamente diverso. Il punto di vista è quello di informarsi, di difendersi, di attivare una serie di professionisti che aiutano a portare avanti quello che è il diritto, perché questo sembra una vera struttura ideata per prendere i soldi alla gente, perché la gente non si difende. Io l'ho sempre detto, la banca, come l'ufficio delle entrate, come Equitalia, vince senza fare la guerra. Quello che noi dobbiamo fare è cambiare cultura. Cerchiamo di rendere difficile a queste associazioni o queste società o questi gruppi la vita difficile. Dobbiamo farlo solo attraverso l'informazione.